E come ogni domenica vi saluto da Scanno, dalla pasticceria dell'Orso, insieme al nostro chef pasticcere Angelo Di Masso. Bentornati, grazie Jennifer e un caro saluto a tutti i telespettatori di Rete 8 che ci seguono con grande passione. Devo dire pasticceria Pan dell'Orso, prima ho sbagliato, ma veramente una meraviglia di sapori. Abruzzesi, innovazione, tradizione, c'è cioè veramente tutto. Sì, io penso, come ho detto anche alle altre puntate, per poter fare, amo molto la tradizione, anche perché fa parte della nostra cultura, ma come mi ha insegnato sempre il mio maestro, non si possono fare dolci innovativi se non si conosce la tradizione. È vero, si parte sempre dalla tradizione, poi possiamo anche innovare, ma senza la tradizione non andiamo veramente da nessuna parte. E oggi torniamo proprio alla grande tradizione, perché faremo un dolce tipico della tradizione, ovviamente, che avrà il suo perché, perché insomma lo realizzeremo con i consigli del nostro Angelo. Sì, oggi andremo a fare le pesche. Famosissime le pesche. Le pesche che sono fatte, è un impasto simile al babà, che comunque deve assorbire il liquore e trattenerlo, non in maniera eccessiva, ma non si deve neanche sfaldare nella fase della bagnatura. Quando, quindi questa allora, è la vera ricetta delle pesche. Delle pesche, sì, con della crema pasticcera fresca fatta con latte di Scanno, una vaniglia Tahiti, l'alchermes che è una composizione di spezie, no? Io metto in infusione l'acqua con il coriandolo, con i chiodi di garofano, con la cannella e l'anice stellato, che ti devo dire, quando si mette l'anice stellato, l'infusione, e arriva non proprio all'ebollizione, si sente un sapore, un profumo è meraviglioso, sì. E dopo vado a inserire il liquore all'interno e lascio questo in infusione. Quindi per ricapitolare, questa è la nostra bagna ed è fatta con dell'acqua, dello zucchero e dell'alchermes. Ovviamente nell'acqua mettiamo in infusione alcuni aromi, tra i quali abbiamo detto coriandolo, chiodi di garofano, anice stellato e cannella, sì, e teniamo da parte. Sì, si può anche non farlo questo, però okay, io però per fortificare ancora di più il sapore amo fare questo tipo di lavoro. Poi ovviamente gli ingredienti e le dosi li trovate sempre a fine puntata, quindi potete tranquillamente appuntarli. Certo, poi abbiamo i cubetti di arancio, che se a casa le casalinghe se lo vogliono fare, basta prendere la scorza dell'arancio, farla bollire con un pochettino di acqua in modo che si aprono i pori per recepire la glassa di acqua e zucchero, si fa di pari peso, si rilascia in infusione, si può fare la sera questa operazione, si lascia la scorza d'arancio nell'acqua e nello zucchero, la mattina ha preso una parte della questa canditura che è sufficiente per far sì che rimanga croccante e morbido, e si taglia a quadretti, a cubetti, come si vuole, e si mette sopra la pesca. Benissimo. Ma vogliamo procedere. Procediamo. Allora, ovviamente l'impasto di queste pesche, tutti gli ingredienti li trovate, come vi dicevo, a fine puntata, e bisogna semplicemente assemblarli, cioè non è un'operazione, diciamo, che richiede particolare attenzione. Assolutamente, giusto? Poi insomma con tutte le puntate del maestro Fabrizio Camplone, precedentemente dalla crema pasticcera, sì, a tutto, che ha spiegato benissimo, che anch'io ho seguito, perché penso che bisogna sempre seguire i maestri e tanti colleghi molto bravi, e quindi di conseguenza andiamo a imparare, no? Sempre cose nuove. Adesso diciamo all'interno, vedi com'è, sì, croccante, e si sente anche il rumore. Andiamo a inserire all'interno, le facciamo bagnare bene, scolare leggermente, poi rifacciamo la stessa operazione bucando all'interno, poi quello che piace a me, la crema, ci deve stare, cioè non possiamo ragionare, valutiamo il giusto costo di un prodotto, esatto, ma mettiamoci quello, i prodotti, soprattutto essere, gli ingredienti, ma il dolce deve essere
Esatto. Cioè deve creare una soddisfazione al palato e un'armonia. Ma un po' tutto è così, cioè è essenziale. Quello che ci va, ci va. Voglio dire, non possiamo fare, come ti dicevo anche altre volte, cioè risparmiare sugli ingredienti. Assolutamente. Ora, io mi levo i guanti perché ho finito questa operazione per non sporcare ulteriormente la sacca. Andiamo prima a mettere lo zucchero. Ah, quindi prima lo zucchero. Fatto in questa maniera. Che profumo prima questa fase, bagna. Poi, sì, poi l'anice stellato, voglio dire, quando dà rinforzo, a parte che diventa sempre più particolare facendo in questa maniera, identifica la mia personalità poi nel dolce, e quindi preferisco sì, dare un rinforzo. Ora, la crema pasticcera ovviamente l'abbiamo messa in un sac à poche. Ecco, poi con questo impasto praticamente si possono riempire proprio per bene. Wow! Vedete i puntini neri che è la vaniglia Tahiti? Mai visto delle pesche così tracimanti. Sì, bisogna mettere la crema, perché comunque deve essere il dolce, deve essere un piacere. Poi, per il nostro dessert al piatto. Ah, lo facciamo mettiamo al piatto? Direttamente uno spuntone di crema pasticcera. Ancora di più, mettiamo la nostra pesca al centro. Sono delle pesche meravigliose, cioè non hanno preso la grandine, cioè sono proprio belle. Uno spuntone ancora, il nostro cubetto d'arancio, non volevano stare da soli, e identifichiamo il nostro marchio con l'orso di montagna, una spolverata di zucchero a velo e ci siamo. E la nostra pesca è fatta. Complimenti, Angelo. Grazie. Complimenti al nostro chef pasticcere. Devo dire che è la prima volta che mi capita di vedere una bella pesca di queste dimensioni e poi soprattutto realizzata con questo impasto che è particolare. Sì, sì, sì. Beh, la pesca originale è così, insomma, è un simile al maritozzo, sì. Simile al maritozzo romano. Io poi preferisco utilizzare, questo mi sono dimenticato di dirlo prima ai nostri telespettatori, una farina di media forza, che è intorno a 2,40 di W, che è la parte poi elastica della farina. Le farine un po' più proteica, ecco, a volte ci sono anche, allora questo è importante. Le farine sono tutte tante molto proteiche, di solito quelle che si usano per il panettone o per fare alcuni tipi di prodotti lievitati. Sono due proteine, che la gliadina e la glutenina. Uh-huh. A volte possiamo avere una farina molto proteica, ma se in maggioranza abbiamo la glutenina rispetto alla gliadina, avremo una farina sì proteica ma non molto forte per poter utilizzarla per fare ad esempio i panettoni, o questa è media lievitazione, perché non è che deve assorbire tanti zuccheri o fare una lavorazione molto molto lunga. Quindi una farina di media forza per fare le pesche va benissimo. E grazie Angelo per questa ricetta. Grazie a te Jennifer, e un caro saluto ai nostri telespettatori. Ci vediamo domenica prossima sempre qui a Scanio insieme al nostro chef pasticcere Angelo Di Masso, e io come al solito vi saluto e vi rimando a domani sempre. Ciao sulle a tutti. 8.